Vieni via con me, non chiedere il perché, ora non servono parole. Voglio che sia sempre tu, che non sia solo un déjà vu, amarti non è più un tabù. Luis Navarro è un cantante, un cantautore, un produttore musicale, un insegnante di musica, un insegnante di canto. E tutto questo messo insieme è sostanzialmente una persona che ama la musica, che vive di musica da sempre, e alla fine mi sono riscoperto molto presto anche cantante, quindi Luis Navarro è tutto questo messo insieme. Praticamente nasco precisamente come Luis Navarro all'età di 20 anni, 20-21 anni, anche se ovviamente prima ho avuto tante esperienze artistiche. Come Luis Navarro, cioè la prima volta che ho utilizzato questo nome, l'ho utilizzato intorno all'età di 21 anni, quando per la prima volta ho firmato un contratto con un'etichetta discografica molto importante. E il brano dell'epoca, L'amor che io querria, fu poi distribuito in tutta Europa prima e in tutto il mondo poi, insieme in compilation molto importante, insieme ad altri artisti del calibro di Shakira, Pitbull e quant'altro. Carriera è iniziata nel momento in cui ho conosciuto questo strumento musicale. Mio padre per la prima volta mi accompagnò da un insegnante di pianoforte, insomma da lì è nato il mio amore per la musica. Dopodiché ovviamente ho iniziato anche a cantare, più o meno all'età di 8 anni, e ho avuto la fortuna all'età di 11-12 anni di apparire per la prima volta in Rai, a Rai 1 precisamente, Domenica In, condotta all'epoca da Carlo Conti e Mara Venier. Da lì poi è iniziato insomma tutto il mio percorso artistico. È sicuramente una passione inspiegabile, perché la passione per la musica forse è una di quelle passioni che non è possibile spiegare, perché tutto è accompagnato dallo spirito di sacrificio, dalla pazienza. Come fai a spiegare la passione per la musica? Dimmi quel che vuoi, se quello che ti do serve a far star male. Allora, io ho iniziato a cantare la prima volta che ho visto Ricky Martin al Festival Bar. Io ho le origini, le mie origini sono spagnole, però ovviamente ho sempre parlato in lingua italiana, ho sempre cantato in lingua italiana.
Da quel momento in poi mi sono appassionato verso una cultura musicale che non era quella tipica del mio paese di origine, ovviamente. Quindi diciamo che lui è stato il mio più grande punto di riferimento. Qualcosa che possa cambiare, rendere diversa questa vita nuova dal sapore amaro che fa solo male al cuore. Dammi un'altra direzione, un'altra indicazione che possa sistemare tutto il casino dentro, che sa confondere il bene col male, rendere banale tutto. Io ricordo tantissimo la mia esperienza a Domenica In perché è stata la mia prima volta in televisione. Mi sono ritrovato circondato da personaggi e che poi nel corso degli anni sono diventati importantissimi. Ad esempio penso ad Antonella Clerici. Ovviamente oltre a lei mi ricordo di aver conosciuto Neck, aver conosciuto appunto Mara Venier, Carlo Conti, tanti cantanti che adesso nemmeno ricordo. Di aver conosciuto magari tante foto con loro, però quella è stata l'esperienza che ricordo veramente più di tutte. Stanotte sei la mia fortuna, la luce opaca della luna, un bacio in punta di piedi che fa salire il cuore in gola. Forse sarà la prima sera che vedo scorrere la vita intera. Con gli occhi chiusi il tuo profumo, con te non sono più nessuno. Tu sai che con te dividere il mio cuore. Solo il gesto di chi è innamorato, che si illude di essere stato perdonato ancora. Fortuna. Io amo Monica Tarnelli. Monica è una donna straordinaria. E cosa penso di questo lavoro? Io penso che questo lavoro, che si chiama Fortuna, è stato veramente una grande fortuna per me. Perché grazie a Monica io ho riscoperto un posto d'Italia nel quale vivo ma che non conoscevo, che è sostanzialmente Napoli. Io grazie a Monica Sarnelli ho conosciuto Napoli ed è grazie a lei se oggi guardo questa città con degli occhi totalmente diversi. Perché prima guardavo al mondo, perché la mia musica era ovviamente indirizzata a un mercato molto più basso e avevo trascurato la bellezza e l'importanza della musica prodotta a Napoli. Quindi per me questo lavoro è stato veramente una grande fortuna. Tu sai che con te dividere il mio cuore, te lo regalerei pur di farti restare. Scusa, è solo il gesto di chi è innamorato. Sicuramente cantare in lingua italiana perché ho riscoperto che anche in lingua italiana è possibile cantare questo genere musicale. Io sono considerato uno dei pionieri, no? Della musica latinoamericana made in Italy. Sarebbe bello poter continuare a produrre questa musica
cantando in italiano, e chissà, potrei anche un giorno poter cantare qualche brano in lingua napoletana. Quindi io sono uno che ha sperimentato tanti generi musicali, avendo la musica latina come mio punto di riferimento, quindi perché no? Tu sai che con te ti vedo.